Forse lo conosci come OSCE o semplicemente come esame di tirocinio, oppure al momento potresti non averne notizia. È un esame effettuato ogni anno al termine del percorso dei tirocini. Non accomuna però tutti i corsi di laurea in infermieristica. Informati se nella tua facoltà che hai scelto è di prassi. In caso di risposta affermativa puoi stare tranquillo. In questo capitolo raccolgo trucchi e consigli per passare l'esame di tirocinio. Prima di partire, ti consiglio di ripassare le materie cliniche e più in generale le linee guida. Spesso in questa prova non siamo valutati sulle capacità di eseguire una procedura, ma sulle precauzioni che prendiamo durante lo svolgimento della stessa: lavaggio delle mani, doppia identificazione del paziente, letto alzato all'altezza ergonomica, eccetera. Sembrano leggerezze, ma fanno la differenza fra un esame passato e uno no. L'esame di tirocinio è composto da varie prove che cambiano a seconda della facoltà. Possono essere procedurali, quindi per esempio posizionare un catetere ad un manichino, oppure somministrare la terapia con il foglio unico di terapia. Cliniche, individuare diagnosi, obiettivi, stabilire pianificazione, e relazionali, colloquio infermieristico ed educazione. Cosa aspettarsi? Istruzioni scritte, presidi e materiali da utilizzare, una persona che ti fissa malignamente con un cronometro in mano. Prove procedurali. Potrebbe capitarti una fra le seguenti prove: lavaggio delle mani secondo le linee guida, uso dei dispositivi di sicurezza individuali e precauzioni standard, smaltimento rifiuti sanitari, cestino rifiuti biologici, cestino taglienti, eccetera, campo sterile, posture in sicurezza dell'operatore, non piegare la schiena, un errore classico, esecuzione prelievo urine completo per urocultura da catetere e non, misurare la pressione con sfigmomanometro, prelievo su manichino, glucostick, tecniche di mobilizzazione del paziente, cateterismo vescicale e sua rimozione, ECG, medicazioni semplici, quindi ferita chirurgica, ulcere da pressione, enteroclisma, terapia orale, sublinguale, transdermica attraverso PEG, SNG, aerosol, ossigenoterapia attraverso canula binasale, maschera Venturi e reservoir, calcolo dei dosaggi per l'infusione. Prove cliniche. Ti possono presentare alcuni casi clinici, devi individuare le diagnosi infermieristiche, ordinarle in base a priorità, stabilire obiettivi, pianificare interventi. Per superare questa parte ti basta la teoria. Alla fine le diagnosi sono sempre quelle, se le hai individuate correttamente sai già a quali obiettivi ed interventi associarle. Non fare, scrivere diagnosi mediche. Del caso clinico devi valutare compromissione delle attività di vita quotidiana, dipendenza nella cura di sé e nella mobilità, alterazione di circolazione, ossigenazione e respirazione, rischio di caduta, lesioni da pressione, infezioni, trombosi venosa profonda, nutrizione e idratazione, eliminazione urinaria e fecale, quindi stipsi, ritenzione, incontinenza, ritmo sonno-veglia, dolore, stato di coscienza. Ripassa le scale ADL, NRS, VRS, Face Scale, MNA, Conley, Norton. Prova relazionale. Ti presentano un caso clinico interpretato da una persona reale. Questa prova mette molti in difficoltà, ma in realtà è facilissima se tieni a mente questi semplici consigli. Presentati cordialmente. Se c'è una scrivania, elimina la barriera. Siediti di fianco all'interlocutore. Chiedi il permesso prima di eseguire ogni azione. Usa le espressioni verbali. Ma quindi lei mi sta dicendo che, se ho capito bene, il problema è, riassumendo il discorso del paziente. Fai domande dirette inerenti al problema. Mentre ascolti, annuisci e fai versetti di assenso. Concludi promettendo il rispetto della privacy e dimostrando disponibilità per ulteriori colloqui. Ed è tutto qui, non devi risolvere alcun problema. Il paziente ti presenterà una situazione patologica, puoi fare supposizioni, ma nessuno si aspetta che tu vesta i panni di Dr. House e con una rapida intuizione azzecchi la diagnosi. In realtà non è nemmeno necessario che tu fornisca consigli o suggerimenti, basta che applichi le tecniche relazionali. Ecco alcuni trabocchetti a cui sono andato incontro. Tienili bene a mente, se non cadi nella trappola, il successo della prova è assicurato. Questo è successo ad una compagna di corso. L'hanno fatta entrare in una stanza con un manichino, inquietante, disteso sul letto. Per terra c'era una bacinella con dell'acqua. Le hanno detto: esegui un pediluvio.
Come ordine suona decisamente strano, che razza di esercizio sarebbe questo? Se non che, portata la bacinella ai piedi del letto, gli hanno detto che l'esame era finito. Sì, la valutazione era su come si era abbassata per prendere la bacinella, ovvero movimentazione manuale dei carichi. Se ti chiedono di somministrare la terapia, non dare per scontato che il farmaco sia presente nel carrello. Per esempio, a me è capitato che il farmaco ci fosse, ma in un dosaggio sbagliato. Potrebbe capitarti magari di trovare una prescrizione di gocce, ma nel carrello ci sono le pastiglie. Il nome sulla prescrizione e quello sul braccialetto non corrispondono. Ancora, se ti chiedono somministrazione a paziente disfagico oppure tramite sondino nasogastrico, devi stare attento che la pastiglia sia frantumabile. Alla fine, in ognuno di questi casi, la soluzione è unica. Confronta attentamente prescrizione e farmaco. Avrai 8-10 minuti per farlo, puoi guardare 20 volte. Ti consiglio di farlo. Potrebbero chiederti di eseguire una procedura su un paziente, ma nella checklist che usano per valutarti c'è solo la voce postura, ovvero bisogna alzare il letto anziché inchinarsi con lo scopo di mantenere la funzionalità della schiena per più anni possibile. Il problema è che abbassare i letti su e giù è noioso e fa perdere tempo. Per evitare questo genere di situazioni, consiglio di adottare la posizione MAPU, ovvero portare il bacino in avanti e piegare le ginocchia. Questo salva tempo e schiena e anche l'esame. Se ti presentano un caso clinico e devi individuare le diagnosi infermieristiche, preparati a trovare qualcosa che non quadra, un elemento fuori posto. Per esempio, nel mio esame c'era un paziente immobilizzato a letto che non andava di corpo da una settimana. Il quesito chiedeva di individuare il problema principale e 4 sintomi correlati. Ho letto il caso e la risposta mi è sembrata ovvia. Diagnosi di alterazione dell'eliminazione fecale, sospetto di fecalomi, motivato da modeste scariche di feci liquide. Poi leggo. Misurazione tramite ossimetro rivela che la paziente satura 85% in aria ambiente. Oh, wow! Beh, ma questo cambia tutto. La saturazione è un parametro vitale, dovrebbe aggirarsi tra i 95 e i 100%, anche se poi in ospedale si vedono anche dei fisiologici 87%. Una saturazione di 85% è un grosso problema, molto più preoccupante del non andare di corpo da una settimana. Quindi, verrebbe da pensare, diagnosi infermieristica di alterazione degli scambi gassosi. La consegna era trovare 4 sintomi, e 4 sintomi per questa seconda diagnosi non c'erano, quindi sono tornato alla diagnosi delle feci. D'altronde il caso clinico non precisava se la paziente portasse già maschera o occhialini. Succo del discorso, occhi aperti per il trucco e leggi attentamente la consegna. Spesso la risposta è contenuta nella domanda. Nella prova relazionale il trabocchetto di solito è paziente poco collaborante. Potrebbe capitarci un attore piagnucolone, evidentemente bugiardo, che non risponde alle nostre domande, che tenta di metterci in un vicolo cieco. Il trucco è tenere a mente che non esiste alcun vicolo cieco. Siamo studenti di infermieristica, nessuno si aspetta che in 10 minuti risolviamo i problemi fittizi e stereotipati che degli attori, spesso più emozionati di noi, ci recitano davanti. Copri i silenzi, ripetendo l'ultima frase dell'attore posta come domanda, stimoli l'interlocutore ad esprimere ulteriori chiarimenti. Giustifichiamo le emozioni. Ma certo che si sente abbattuta, lo sarei anch'io, però deve tenere a mente che il suo obiettivo adesso è guarire e la guarigione passa anche attraverso un atto di volontà, eccetera. PS, non usare queste frasi in reparto. Quello che ti chiedono all'esame non funziona con persone realmente abbattute. Il problema della prova relazionale è che siamo valutati anche sulla sicurezza con cui ci poniamo. Consiglio di tenere una postura aperta e accogliente, gambe divaricate, composta ma non rigida, guardare l'attore fisso negli occhi e annuire ad intervalli regolari. Questo anche se nelle nostre menti c'è solo un «Oh mio Dio, cosa dico?». In conclusione, non so come sia nella tua facoltà, ma nella mia presentano l'esame di tirocinio come un mostro bavoso con canini affilati. L'esame di tirocinio è l'esame più importante dell'anno. Inizia a studiare già adesso. Non sono un fan dell'allarmismo. L'esame di tirocinio deve essere preparato un po' come tutti gli esami. Non passarlo al primo colpo non è un dramma e non influisce minimamente sulla tua carriera universitaria e professionale.